Nella notte, o Dio, noi veglieremo con le lampade vestiti a festa, presto arriverai e sarà giorno. Buona domenica, buona festa del Signore. Celebriamo la prima domenica di Avvento, entriamo in questo tempo bellissimo che è il tempo della speranza, è il tempo in cui noi riconosciamo quanto bene ci vuole Dio, perché ci ha mandato il suo Figlio nel mondo per indicarci la strada della vita. E quindi il tempo di Avvento è un tempo di speranza, perché non solo ricordiamo Gesù che è venuto nel mondo, ma ricordiamo anche che la nostra vita è in attesa di un incontro finale. Ma intanto noi siamo chiamati a vivere qui, con la speranza nel cuore, dentro tutte le fatiche, dentro tutto il buio, dentro la turbolenza del mondo, noi abbiamo una parola che ci viene incontro. E non è solo parola, ma è carne, è una parola che si è fatta carne. Il Verbo che è venuto per indicarci la strada, per dirci che Lui è la parola di cui noi abbiamo bisogno, quella parola che suscita dentro di noi la gioia della vita, suscita dentro di noi i buoni propositi, il desiderio del bene. Lo chiediamo per noi, lo chiediamo per questo mondo, lo chiediamo per tutti e lo chiediamo mettendoci anche a pregare, anche con il canto. Che poi questa settimana noi celebreremo la festa di Santa Cecilia, che è la patrona della musica e del bel canto, del canto anche sacro. Chiediamo la sua intercessione perché la nostra vita diventi un canto di speranza. E intanto vi benedico per i meriti e le intercessioni di Santa Cecilia. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buon Avvento. Nella notte, o Dio, noi veglieremo con le lampade vestiti a festa, presto arriverai e sarà giorno.